Gesù nel Tempio. Se tu avessi un grande giardino davanti alla tua casa, e dei ladri venissero a vendere le cose rubate proprio là, tu ti arrabbieresti? Potrebbero venire dei carabinieri per arrestare te e loro anche se tu non c'entri niente, giusto? Beh, non ci crederai mai, ma è accaduto anche questo a Gesù. Stava per arrivare la festa della Pasqua e Gesù andò a Gerusalemme. Andò al Tempio e all'interno ci trovò quelli che vendevano buoi, colombi, pecore e delle persone che cambiavano i soldi, come le banche di adesso. Queste persone non erano oneste, perché si approfittavano delle povera gente, d'accordo con i sacerdoti del Tempio. Gesù, veduto tutto questo, si arrabbiò moltissimo. Prese delle cordicelle e fece un frusta, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò i soldi dei banchieri, rovesciò le tavole. E a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose! Smettete di fare delle case del Padre mio una casa di mercato!» Secondo te, Gesù fece bene ad arrabbiarsi e buttare tutti fuori? Sì, fece bene! Nel Tempio le persone fedeli andavano per pregare, per offrire dei sacrifici e per adorare con il cuore. Cosa ci facevano dei ladri insieme a loro? Gesù è sempre dalla parte dei giusti e si arrabbia con chi è cattivo. Com'è bello avere un amico così giusto e fedele a quello che dice.